Ciao ragazzi, rieccoci per la seconda parte del video sul 25 aprile. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al discorso, alle incongruenze che si sono sentite in questa giornata, come negli altri anni passati, sempre in occasione del 25 aprile. Allora, l'incongruenza che nell'altro video ho evidenziato da parte di tale Beef, è l'accostamento fra lotta alla mafia e la resistenza. Allora, la resistenza, ora spiego con calma le contraddizioni, poi passerò alle documentazioni. Allora, la resistenza è un fenomeno che si è verificato dalle Marche in su, da Roma in su, ok? La lotta alla mafia dove si svolge? Si svolge al sud. Quindi, ditemi voi una, trovatemi una analogia fra questi due avvenimenti, fra questi due fenomeni. Trovatemene una di analogia. Una di analogia. Vi risulta che Falcone e Borsellino si nascondevano dietro le montagne a fare gli a combattere i mafiosi? Non lo so. È l'esatto contrario. Cioè, durante la resistenza, cioè lo Stato, cioè non lo Stato, il potere ufficiale, lo Stato, era la Repubblica di Salò, l'SS, tutte queste qua. Loro erano lo Stato da quelle parti. E la Resistenza era l'antistato, tra virgolette. In Sicilia è l'esatto contrario. È l'esatto contrario. Quindi come cazzo fai? Come cazzo fai ad accostare l'una cosa all'altra? Come cazzo fate? Ma veramente, ma è anche una questione di logica, ma con tutta la buona volontà. Tutta la buona volontà. Tra l'altro, ritornando al discorso, al ruolo avuto dai mafiosi dello sbarco in Sicilia, veniamo ai trattati di pace successivi alla guerra. C'è un libro, e ci sono anche dei video su YouTube, di un giornalista, di un ex cronista, non del Secolo d'Italia, non di Libero, non del giornale, di un ex cronista dell'Unità. Giornalista Giovanni Fasanella. Permettetemi di fare questa marchetta perché è veramente un bravissimo giornalista. C'è il libro, ci sono i video su YouTube. Lui ha scritto più libri su questa, che trattano anche questo argomento: il golpe inglese, Colonia Italia e il Puzzle Moro. Lui ha scritto questi libri, dove in questi libri lui cita espressamente che lui praticamente consultando documenti desecretati britannici, lui è venuto a conoscenza di alcune clausole del trattato di pace secondo i quali coloro che hanno in qualche modo agevolato gli alleati in Italia durante la guerra dovevano godere di una sorta di immunità, non potevano essere processati. Tra questi è notorio che ci siano stati dei boss di Cosa Nostra. Chiaro? Quindi il discorso della resistenza con quello della lotta alla mafia non c'entra una mazza! Non c'entra una mazza! Anzi, volendo essere anche più maligno, più malizioso, allora, nei decenni successivi alla guerra c'è stato. Quante volte abbiamo sentito il Partito Comunista attaccare la Democrazia Cristiana sulla mafia? Quante volte l'abbiamo sentito su vari democristiani vicini a Cosa Nostra? Quante volte abbiamo sentito i comunisti attaccarli? Allora, ora torniamo indietro nel 45. Torniamo indietro. Quando ci furono firmati i trattati di pace,
al governo c'erano tutti insieme appassionatamente. C'erano Nenni, c'erano Togliatti, c'erano De Gasperi. La Costituzione è dal 48. Il primo governo regolarmente eletto dopo la guerra è nel 1948. Il trattato di pace è dal 46, è dal 46-47 più o meno, la conferenza di Parigi, con il famoso celeberrimo discorso di De Gasperi. Tutto è contro di me qua dentro, tranne che la vostra personale cortesia. All'epoca, mentre De Gasperi e Nenni, De Gasperi trattava a Parigi con gli alleati, Nenni e Togliatti facevano la spola Roma-Belgrado per appianare le divergenze con la Jugoslavia di Tito sul confine orientale. Chiaro? Ma questi erano al governo insieme. Quando furono firmati i trattati di pace, tra cui la clausola dell'impunità a coloro i quali in un modo o nell'altro hanno agevolato l'avanzata alleata da sud, dalla Sicilia verso nord, quando è stata firmata questa clausola? Ma volete che Togliatti, Nenni e compagni non sapessero che fra chi aveva agevolato l'avanzata alleata non c'erano i mafiosi? Volete che non lo sapessero? Allora, questo cosa sta a significare? Che tutta la retorica antimafia del Partito Comunista nei decenni successivi con la Democrazia Cristiana, era tutta roba politica, era tutta propaganda. Perché se è vero che vi stava a cuore la lotta alla mafia a sinistra, avreste detto a De Gasperi: caro De Gasperi, io accetto tutto, ma l'impunità dei mafiosi no. Impunità dei mafiosi che invece c'è stata. E come c'è stata? O davvero pensate che Falcone e Borsellino li ha fatti saltare in aria la mafia? Ancora? Siete ancora convinti che siano stati mafiosi? Ecco perché, tornando all'accostamento, resistenza, lotta alla mafia, è una puttanata colossale. Non lo dice questo stronzo. Per voi magari fascista, non lo dice questo stronzo, lo dice nei suoi libri Giovanni Fasanella, il quale trae tutto dalla documentazione ufficiale del governo di Sua Maestà Britannica, desecretata. Non lo dice questo stronzo. Quindi capite che sta storia della lotta alla mafia è anche un po' rotto il cazzo, perché è tutta propaganda. Tutta propaganda. Ficcatevelo nel cervello per non dire altrove. Poi, tornando al discorso delle contestazioni che ci sono state, oltre alla brigata ebraica, a Virginia Raggi quando gli dicono di chiudere Casa Pound. Ok, cosa c'entra con la liberazione? Cosa c'entra? Perché di Stefano c'era? È di Stefano che ha sparato ai civili delle fosse ardeatine? Quando poi questo deriva tutto dalla famosa legge Scelba, che è una cazzata, perché specie se è fatta dopo l'amnistia firmata dal ministro Togliatti contro anche i fascisti. Cioè, guardate, persino Togliatti, il migliore amico di Stalin, era più illuminato di voi, era più avanti di voi, già che aveva uno spessore culturale che questi quattro pagliacci che vanno alle manifestazioni si sognano. Per carità, non tutti, Ripeto, come ho fatto nell'altro video, io ho un sacro rispetto, ho un sacro rispetto di chi ha perso la vita in quegli anni. Delle vittime, dei parenti delle vittime delle stragi naziste. Io ho un sacro rispetto. Ma solo di quelli, non degli sciacalli che approfittano del sangue di quei poveracci per farsi la loro propaganda, magari nel nome dell'Unione Europea.
Ah, che poi sono gli stessi che dicono che l'Unione Europea ci ha salvato dalle guerre. Oh, mettetevi d'accordo, o sono stati i partigiani o è stata l'Unione Europea. Tertium non datur, secondo la vostra mente bacata naturalmente, perché la realtà è ben altra. La guerra in Europa non c'è più stata, in Europa occidentale perlomeno, non c'è più stata grazie alle basi americane. E se vogliamo, neanche è vero al 100%, se vogliamo, neanche è la verità al 100%. Vedi strategia della tensione in Italia, vedi rapimento Moro, vedi strage di Ustica, vedi Ustica. Quindi smettetela di dire puttanate. Ricordiamo come giusto che sia la fine di una bruttissima guerra, del peggior conflitto a memoria d'uomo che ci sia stato. Ricordiamo quello. È inutile. Finché ne farete una festa di partito, non meravigliatevi se quel giorno la gente se ne sbatte i coglioni dei vostri festeggiamenti. Anzi, ci ride sopra, cosa che io non farò mai. Perché io ho un sacro rispetto di chi ha lottato veramente per la libertà. Ma un conto è avere rispetto di Sandro Pertini. Un conto è esaltare Pietro Secchia. Siamo su due piani completamente diversi. Sapete, in Italia dopo la guerra ci fu l'attentato a Togliatti. Ci fu l'attentato a Togliatti. Il signor Secchia voleva scatenare la rivoluzione. Fu proprio Togliatti, ancora convalescente dall'operazione dopo che gli spararono, a bloccare tutto. Immaginate che testa malata fosse sto Secchia. È una questione questa del 25 aprile del dopoguerra in genere con la quale non si è mai veramente fatto i conti. Mai. Mai. Tant'è vero che molte delle armi della Resistenza finirono negli scantinati, nascoste negli scantinati, scantinati dei quali beneficiarono le Brigate Rosse qualche anno più tardi. Dalle mie parti si dice un idiota ti fa ridere, uno ti fa piangere. Quindi se volete che veramente questa sia festa nazionale, togliete le bandiere di partito, non fischiate le brigate ebraiche, non rompete il cazzo alla Raggi e ai grillini che sono stati cacciati da qualche corteo, imbecilli. Cosa cacciate? E poi pretendete che la gente debba riconoscere, debba partecipare a questa commemorazione? Finché ne farete una manifestazione di partito, la gente se ne sbatterà le palle altamente. Chiaro? Ma è così. È così. Poi concludo con una cosa che io dico sempre. Nel mondo abbiamo avuto dittature fasciste, dittature comuniste, dittature militari, teocrazie come quelle islamiche. Certo, la dittatura è sempre da condannare, sempre, sia chiaro, ha una negatività genetica la dittatura, non è mai da accettare. Ma, questo per dire, ma non è l'idea che uccide. Non è l'idea che uccide. Non è l'idea che uccide. Il fascismo, prima della guerra, che piaccia o no, ha fatto meno morti delle Brigate Rosse. Che piaccia o no, che vi piaccia o no, è così. Che vi piaccia o no, è così. E con questo, non è che voglio un ritorno al fascismo, io non l'ho vissuto, non so manco di che cazzo si parla, io parlo per testimonianza, parlo per testimonianza. Non tornerà, come non tornerà la dittatura del proletariato. Però è reato dire che Giovanni Gentile, ministro dell'istruzione di Mussolini,
È un reato o una cosa oggettiva dire che Giovanni Gentile è meglio degli ultimi 20 ministri dell'istruzione che si sono susseguiti dal 92 in poi? È un reato dirlo? È un reato dirlo? Per me non lo è. È un reato dire che al cospetto di Fuksas, Piacentini è stato un gigante, l'architetto Piacentini è stato un gigante rispetto a Fuksas. È reato dirlo? Neanche io mi sognerei mai, io non mi sognerei mai di accostare Berlinguer a Stalin. Io non mi sognerei mai di accostare Berlinguer a Stalin. E chi ragiona in questo modo? O è un imbecille o è in malafede, e se è in malafede al suo tornaconto. Ma chi agisce in questo modo si renda conto che gli italiani non li fai più fessi. Non li fai più fessi gli italiani. Chiaro? Che con la propaganda ben congegnata, abbocchi una volta, è stato fascista Andreotti fascista, è stato fascista Craxi secondo questi qua, è stato fascista Berlusconi, ora tocca a Salvini, ma fate ridere, ma fatela finita, piuttosto si apra una seria discussione, e perché no? Era o non era D'Alema che in Afghanistan voleva che al tavolo della pace ci fossero anche i talebani? Perché piaccia o no, fanno parte di quella società, sono una componente più o meno importante di quella società. E purtroppo bisogna fare i conti con il passato, ma serenamente. Finché manderete quattro coglioni a imbrattare le sedi della Lega o di Fratelli d'Italia. Perché uno che fa queste cose è un coglione, e uno che fa il coglione a quell'età non lo fa certo gratis. Nessuno me lo toglie dal cervello. Ecco, vedete? Non l'ammetterete mai. Chi si comportava così? Gli squadristi. Allora aveva ragione Flaiano. I fascisti si dividono in due tipi, fascisti e antifascisti, vedete? Piuttosto, ribadisco, si faccia una discussione seria finalmente su quel che è stato il ventennio fascista, e su quel che è stato il dopo fascista, perché non mi direte mica che la Repubblica nata dalla cosiddetta Resistenza, come piace dire a voi, sia una democrazia compiuta. Perché sareste dei disonesti solo a dire questo? Non siete potuti andare al potere per 60 anni, 50 anni. Voi, proprio voi di sinistra, non siete potuti andare al governo fino al 1989. Non potevate andare al governo. E avete coraggio di esaltare quella repubblica lì? Si faccia un serio approfondimento di quegli anni, senza paraocchi ideologici. Si faccia un esame di coscienza. Si opti per una memoria condivisa. Che guardi quel che è stato il 25 aprile a 360 gradi, si tolgano le bandiere di partito e vedrete che il 25 aprile tornerà a essere una festa e una ricorrenza e un momento di riflessione. Pollice in su, gradisco anche pollice in giù, iscrivetevi al canale e torno a parlare di sport.